I carboidrati o zuccheri rappresentano la principale fonte energetica del nostro organismo e vengono utilizzati in particolar modo dal nostro sistema nervoso. Da un punto di vista chimico, i carboidrati possono essere suddivisi in due classi principali, in carboidrati semplici e carboidrati complessi. I carboidrati semplici sono rappresentati da monosaccaridi come glucosio o fruttosio, che ritroviamo ad esempio nella frutta, e disaccaridi come il saccarosio, che è il classico zucchero da cucina, o il lattosio, presente all'interno del latte. I carboidrati complessi invece sono rappresentati dai polisaccaridi, rappresentati in particolar modo dall'amido che ritroviamo all'interno dei farinacei come pane o pasta o all'interno dei tuberi come le patate. La differenza sostanziale tra carboidrati semplici e carboidrati complessi è la loro modalità di digestione. I carboidrati semplici infatti verranno digeriti molto più velocemente rispetto a dei carboidrati complessi e determineranno quindi un innalzamento della glicemia molto più rapido. I carboidrati complessi invece determineranno un innalzamento della glicemia più lento e graduale, apportando così un maggiore senso di sazietà. Essendo fondamentali per la nostra, alimentazione, i carboidrati devono rappresentare almeno il 45-60% delle calorie totali giornaliere, mantenere i zuccheri semplici al di sotto del 15%.